C'era una volta un drago che dubitava di esistere. I suoi nonni, quelli sì che erano esistiti veramente, ne parlavano i libri, la gente ancora si raccontava le loro storie, i bambini ancora ne avevano paura. Ma lui, nessuno credeva più alla sua esistenza. Quando lo incontravano nel bosco dicevano: «Guarda laggiù quel tronco, sembra proprio un drago». O se gli capitava di svolazzare sui tetti delle case: «Guarda lassù», gridavano i bambini, «guarda quella nube che sembra un drago». Un giorno aveva sputato fuoco su una catasta di legna e la gente aveva detto che c'era caduto il fulmine. E così il drago aveva cominciato a dubitare di se stesso e della sua esistenza. Attenti adesso, forse ci sono, pensavo, forse non ci sono, pensava, forse finora ho soltanto creduto di esserci. Forse per esserci veramente anche gli altri debbono credere che io ci sia. E dalla tristezza si faceva ogni giorno più piccolo. Finché un giorno, un bel giorno d'estate, se ne uscì al sole. Un bimbo lo vide e gridò: «Guardate, una lucertola!» E da quel giorno il drago visse felice e contento fino alla fine della sua esistenza. Bello. È tipo una storia. Hai detto bello, perché? Cos'è che ti è piaciuto? Anche a me piace, ma perché? Bisogna dire anche perché. Non lo sai, va bene, pensaci un po', non è detto che uno dice è bello, ma non è detto che c'è sempre un perché. Questa storia, certo. Di. Che secondo me questa storia voleva dire che non è che devi essere grande per far vedere le azioni che fai, però quando è diventata una lucertola però si è fatto notare anche se era piccolo, invece quando era grande e faceva le sue azioni nessuno lo nessuno notava. Nessuno lo fidava. Sì. Cioè noi esistiamo per noi stessi o perché gli altri sanno che noi esistiamo, ci vedono? Dimmi. Che secondo me questa storia ci insegna che non devi ascoltare quello che dicono gli altri di te, devi credere solo a quello che credi tu di essere. Cioè, non hai bisogno degli altri per credere di essere qualcosa. Sei sicuro che gli vuol dire questo? Che secondo me, cioè, vuol dire anche che non per forza bisogna essere grandi, però secondo me vuol dire anche questo. Questo diceva anche lui. Tu? Secondo me è il contrario, perché cioè lui diceva che se lui deve esistere davvero anche gli altri devono credere a lui. Sì. Perciò cioè non è che lui sta credendo a se stesso, sta credendo agli altri e quando gli altri lo vedranno... Quindi non sei d'accordo con lui? È interessante, sono due opinioni che non sono interessanti tutte e due, ma non vanno d'accordo. Può capitare che ci siano due opinioni diversissime, giuste tutte e due? Sì, sì. O deve essere giusta solo una? No, no. Non è detto, no? Dipende, l'ha detto lui prima, dal punto di vista. Io la guardo di qua e mi vedo in questo modo. Io la guardo di qua. Per esempio, alla fine, cioè lui quando è che è contento? Prima non è contento. Quando è che comincia a essere contento? Dimmi. Quando all'ultimo pezzo ci sta che uno dice al drago che non è un drago, è una lucertola. Come mai uno che credeva di essere un drago, che sputava fuoco, spaventava tutti, non è contento? È contento poi quando che succede alla fine? Non è lui che si sente una lucertola, ma... Cioè, secondo me questa storia insegna che uno per farci... Cioè, uno per avere amici, così per farci notare, per essere contento, non ha bisogno di essere grande, ricco, avere tanti soldi, ma essere di chi comodo. Bisogno, allora? Anche di poco. E qual è questo poco? Cioè, perché lui è contento alla fine? Perché c'è stato notato anche se non aveva tante cose. Sì, è giustissimo, ma non è tanto che è stato notato. Qualcuno l'ha riconosciuto come
anche come una lucertola, mentre prima non lo riconosceva nessuno. Perché ho capito giusto quello che hai detto. Però sì, intanto l'hanno considerato, anche se lui era un drago, no? E l'hanno considerato come se fosse una lucertola, però anche, prima non lo consideravano ed ora l'hanno considerato, sì. Cioè tutta questa storia come vi sembra, in salita o in discesa? In salita. Per me questa storia non è proprio una discesa, è una discesa, però poi si cioè... È una salita per così. Sì. È tipo come una catena montuosa, che c'è un monte, poi c'è un altro monte, e poi c'è la pianura. Ah, la pianura è quando lui sì. viene riconosciuto come lucertola. Secondo voi all'inizio lui che cos'era, un drago o una lucertola? Un drago. Un drago? No, era un... cioè... Lucertola, troppo grande. Prima era un drago. Prima la lucertola, poi... No. Cioè, no. Era un drago, però certi pensavo che era una lucertola. Lui si considerava come drago, ma non lo sa se era un drago. Cioè, perché se no dicevano che era un drago, scusa, si vede se è una lucertola o un drago. Dimmi. Per me questa cosa va in salita, perché lui scopre sempre delle altre cose, scopre delle cose. Sì. Lui va in salita. Cioè, lui sostiene che questa storiella, diciamo, va in salita, non so bene che significa andare in salita per una storiella. Comunque, lui ne dà una lettura. Qualcuno la vede diversamente? Che secondo me, come ha detto Simone, cioè, va in salita. Tu mi chiedevi che non sai che cosa si intende. Secondo me si intende che fa sempre meglio, cioè che più alto vai, meglio stai. Meglio. Bene. E poi volevo dire un'altra cosa. Ma scusa, allora in questo caso lui avrebbe ragione, perché lui sta bene alla fine, sì. Quindi è in salita. Sì. Ecco. E se qualcuno invece non la vede, io la vedo in discesa. Oh. Perché? E come faccio a vederla in discesa? Perché dipende, se tu pensi che più in basso sta, meglio sta, dipende da dove pensi che meglio certo, sta. Certo. Poi c'è una frase in questa storia che dice che per colpa della tristezza lui diventava sempre più piccolo. Eh già. Per cui secondo me questa frase ti fa capire che da drago diventa lucertola. Però ha ragione anche lui, che prima è niente, nessuno gli dà retta, poi alla fine sì. Quindi va in salita e anche va in discesa, dipende, come hai detto tu prima, da che punto di vista lo guardo. Dimmi. Che allora, se lui è triste, allora diventa più piccolo. Adesso che lo notano, che dovrebbe essere felice, dovrebbe... È felice. Dovrebbe? Dovrebbe essere felice. E se è felice, allora perché non ricresce? Secondo me il trauma di questa storia è lo stesso di quello lì che tu ci hai letto, di quel di che ci stava una strega e una fata, perché lui prima era grande, però è diventato piccolo una volta che che è stato trattato male, dopo è diventato contento. Ma sai che ti dico, che forse questa tua lettura va bene per tutte queste storielle, che cioè c'è una specie di capovolgimento, no? Le streghe diventano fate, il drago diventa lucertola. Vediamo quest'altra qui.